skater, oggi parleremo di Kugo M4, un monopattino che per quanto riguarda il prezzo siamo su una fascia media, il motore è 500 watt, quindi in piena regola con la regolamentazione attuale, ma come nostra abitudine, prima di parlare in dettaglio del monopattino andiamo a fare il solito giro. A dopo. Giornata di test per Kugo M4. Inizieremo subito sul nostro rettilineo con il test della massima velocità. km/h, però devo dire un po' lentino per quanto riguarda la ripresa. Se avessi avuto più strada di sicuro sarebbe arrivato anche 43-44, magari dopo facciamo un altro test. Devo dire l'impressione iniziale della guida non è delle migliori, è uno stile di guida che a me non piace tanto perché l'asta la trovo molto che vibra, molte vibrazioni. La pedana è comoda però non è molto lunga, quindi ok, solito test, salita, andiamo. Bene, devo dire che il test da fermo non è stato molto entusiasmante perché secondo me pecca proprio di potenza, ripresa, scatto. Abbiamo molto a lungo, da quello che ho appreso abbiamo molto a lungo 40, 41, 42 km/h, però come forza di spinta iniziale è un po' calante. Le buche vengono attutite bene. Per ora l'unica cosa che non mi piace, diciamo, è tutto questo, queste oscillazioni, questi traballi che noto nell'asta. Ok ragazzi, scusate per l'audio, ma purtroppo la mia telecamera è fuori uso. Sto usando l'Osmo bene lo stesso, si vede bene, si sente magari un po' meno, però allora siamo sul luogo dove c'è la salita che ho fatto con Mantis, quella lì che supera il 20% di pendenza. Via! Non è stato entusiasmante, la salita l'ha fatta, avrebbe pure continuato se la salita sarebbe stata più lunga, però Mantis e N8 nettamente più veloci. Bene, ma prima di parlarvi in dettaglio di ogni sua parte, io voglio un attimo elencare secondo me quali sono pregi e difetti. I pregi sono sicuramente la sua velocità di punta perché superiamo i 40 km/h. Un altro pregio sicuramente è la distanza. La casa dichiara 45 km, ma io credo che sotto i 40 ci arriviamo tranquillamente. Ancora un altro pregio, abbiamo la TF100, la dashboard molto facile da gestire, ci sono una miriade di tutorial su YouTube, poi ve ne farò un altro anche io in italiano che ci insegnerò a gestire la dashboard. E un altro pregio ancora sono le ruote belle grandi che riescono ad attutire qualsiasi tipo di strada. I lati negativi secondo me sono la stabilità e l'asta guida, sia quella orizzontale che quella verticale, ma adesso ve ne parlerò in dettaglio. Bene, iniziando dalla parte superiore, sul lato sinistro abbiamo il classico freno posteriore che è anche collegato al freno motore perché abbiamo una trazione posteriore, poi abbiamo un controllo con due indicatori, uno verde che sarebbe il clacson, uno rosso che sarebbero le luci. Gli indicatori direzionali, quando li usiamo, sono molto carini perché emettono un suono, quasi come se avessimo una moto. Sul lato destro abbiamo la dashboard e il freno anteriore, che devo dire è molto buono perché abbiamo un disco da 120. Nella parte centrale abbiamo i classici fili, tutti gli attacchi, acceleratore, motore, batteria. Questi io li ritengo sempre comodi perché sono fili, cavi di facile accesso, possiamo testare se batteria e motore sono funzionanti, quindi questi qua per me sono sempre una cosa buona. L'asta è caratterizzata da tre attacchi, uno sulla parte inferiore, uno sulla parte centrale e uno sulla parte alta. Ed è proprio questo il difetto. L'asta dovrebbe essere caratterizzata da un'unica asta di ferro con
collegata anche a un manubrio, quindi possiamo avere secondo me un massimo di 2 pezzi. Qui addirittura parliamo di 1, 2, 3, 4 e 5, sono 5 pezzi, quindi le vibrazioni sono esagerate. L'asta è regolabile anche in altezza, quindi se siamo leggermente alti o leggermente bassi possiamo regolarcela a nostro piacimento. Sulla parte anteriore inferiore del monopattino abbiamo il faro anteriore che fa molta luce, devo dire, 2 ammortizzatori anteriori collegati su entrambi gli assi, quindi l'ammortizzazione ci sta e ci sta pure bene. L'asta sono un attacco a 2 boccole, a me questo tipo di attacco non piace perché secondo me col tempo un attacco del genere può andare comunque a lesionarsi. Abbiamo un freno a disco da 120 e abbiamo un sistema di chiusura per ripiegare il monopattino. Il sistema di chiusura è molto semplice, basta piegare un po' con l'asta, tirare questo piolino indietro, l'asta si verrà a chiudere quando sentiamo il click, perché il piolino è rientrato dentro e l'asta sarà bloccata. Per quanto riguarda il peso, abbiamo un peso complessivo di 23 kg, quindi diciamo non leggerissimo, ma comunque trasportabile per qualche metro. La pedana è abbastanza larga, avrei preferita un po' più lunga, quindi in quanto a larghezza ci siamo, ma lunghezza diciamo è un po' corta. All'interno abbiamo una batteria da 11 amperi, quella che viaggia a 48 volt, quindi la potenza c'è. Non possiamo catalogarlo ovviamente con non possiamo paragonarlo a Xiaomi, Ninebot, ma è un mezzo che va paragonato ai mezzi 48 volt tipo N8. Il sistema di illuminazione è molto bello, abbiamo le frecce posteriori che, come vi ho fatto vedere prima, quando si illuminano emettono anche un suono, e poi abbiamo delle strisce LED che a sera illuminano tutto il pavimento ed è un effetto molto carino. Bene, ho aspettato che calasse il sole per mostrarvi gli effetti, perché abbiamo anche un telecomando per gestire antifurto e sistema di illuminazione. Ora vi faccio vedere tutto. Sul telecomando abbiamo 4 pulsanti, classico catenaccio chiuso, catenaccio aperto, l'allarme e il fulmine. Vediamo un attimo. Allora, catenaccio chiuso, ecco, emette un suono, quindi abbiamo inserito l'allarme. Andiamo a vedere cosa succede se muoviamo il monopattino. Ecco qua, non solo il monopattino quando lo muoviamo con l'allarme inserito emette il suono di allarme, ma va frenato, cioè come il Ninebot, che la ruota motore si frena. La campanella suona, se premiamo il fulmine accendiamo le luci. Ok, ora vediamo come funzionano le luci. Accendiamo innanzitutto la dashboard. Perfetto, accendiamo le luci qui, ecco fatto, ora sono tutte le luci accese. Abbiamo il faro anteriore che fa molta luce, vedete, proiettata, fa molta luce. Abbiamo questi LED lampeggianti che però possiamo comunque escludere staccando il morsetto che è all'interno della pedana, oppure possiamo collegare un pulsante al filo. Sul lato destro abbiamo la presa di carica, quello che ci viene fornito è un caricatore 54 volt, quindi batteria 48, caricatore 54, la carica 11 ampere dovrebbe durare intorno alle 5 ore. Le gomme abbiamo una misura da 10 pollici, sul lato posteriore abbiamo freno a disco con pinza e disco da 120. L'ammortizzazione viene gestita da 2 pistoncini che fanno da ammortizzazione, sono attaccati sull'asse, sulla pedana e sull'asse della ruota, quindi in caso di buche abbiamo l'ammortizzazione, ma di sicuro io preferisco il forcellone completo ammortizzato. Il parafango, devo dire, è molto grande, molto buono, perché di sicuro non riceveremo schizzi dietro la schiena. E poi abbiamo lo stop che è collegato ovviamente al freno. Thank you.
Bene, ora parliamo di tutte le caratteristiche tecniche del Cugo M4. La velocità abbiamo detto 40-45 km/h con tre modalità di guida. Il motore è un 500 watt, potenza 48 volt, newton metro 24. Questo significa che non è molto brioso in quanto scatto e ripresa, ma comunque abbiamo una velocità di picco notevole. Questa sua carenza nello scatto e nella ripresa lo penalizza sulle salite, infatti la casa dichiara 15% di pendenza massima. Resistenza all'acqua e polvere IPX4, però io sconsiglio sempre di usarlo sia sotto all'acqua che su pavimenti bagnati. Se comprarlo o no, io dico dipende. Dipende da molti fattori, il più importante è perché lo comprate, perché se lo comprate per divertirvi, che volete un monopattino con una guida eccezionale, di certo questo non è il monopattino con una guida di cui possiamo fare evoluzioni e quant'altro. Se invece avete bisogno di un muletto che vi porta avanti e indietro senza fermarsi mai, di sicuro questo è uno dei monopattini migliori adesso sul mercato, perché il prezzo non è alto, diciamo siamo su una fascia media intorno ai 500 euro, abbiamo un motore che spinge fino a 40 km/h e abbiamo ruote da 10 e un'ottima frenata. Bene ragazzi, per oggi è tutto, io in descrizione vi metto il link d'acquisto di Amazon, ho fatto richiesta per avere uno sconto ma mi hanno risposto che già è super scontato. Inoltre vi metto il link del gruppo di Facebook dove vi invito a iscrivervi, ormai è diventato un gruppo fantastico pieno di amici dove si parla sempre di attualità sulla mobilità sostenibile, e seguitemi anche su Instagram perché spesso posto video e foto inedite per quanto riguarda le nuove recensioni e tutto quello che riguarda la mobilità elettrica. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater, ciao!